Quello è l'ingresso del palco. Noi saremo proprio lì davanti. Oh, ci sarà un mare di gente a vedere. Andrà bene, tesoro. L'ultimo discorso che ho fatto, ero al liceo. Miss Steinberg mi diede 6 meno. Beh, è un peccato che non possa vederti oggi. Ehi, dacci dentro, papà. Insomma, hai salvato Spider-Man. In pratica sei già un supereroe. Un supereroe. Sono solo una persona che non molla mai. Andiamo. Benvenuti a tutti. Prima di cedere il palco al sindaco Osborn, vorrei spendere alcune parole. E quindi? Penso che la guerra tra bande sia finita. Cioè, tipo finita? Sì, ci sono ancora dei dettagli da chiarire, ma... Dettagli da chiarire? Beh, dalla scena si è allontanato un camion di una compagnia chiamata Consolidated Shipping. C'è qualcosa che non mi è chiaro, non so perché. Più tardi potremo prendere un caffè e ragionarci. Sì. Grazie davvero, Jim. Non so se troverò parole migliori, ma ci proverò. Sappiamo tutti che l'agente Davis è un eroe. Oppure, al posto del caffè, perché non una cena, invece? Magari potrei venire da te e cucino io. In alternativa, ci incontriamo in un luogo neutrale per un normalissimo pasto, cucinato da professionisti. Per gesti di straordinario coraggio, che trascendono il comune dovere, è mio privilegio insignire l'agente Jefferson Davis di questa splendida medaglia d'onore. Ho una chiamata. Non mi sembra il momento, Jimmy. È urgente. Ok. Congratulazioni. Grazie, signor sindaco. Beh, voglio condividere questo onore con la mia famiglia. Mia moglie Rio e mio figlio Miles. Senza di loro io non sarei ciò che sono. Sì? Ho lavorato anni per questo momento. Chi è che parla? Nei prossimi giorni la tua azienda, la tua città e tutto ciò che hai di più caro al mondo sarà distrutto. La gente implorerà il tuo aiuto, ma tu non sarai in grado di salvarli. Ascolta, idiota. Ricevo minacce come questa 2 volte a settimana. Comportati da uomo e dimmi cosa vuoi. Vederti soffrire. Grazie a Dio.
Mi senti, tesoro? Mi senti? Stringimi la mano se mi senti. Aspetta qui. Vado a cercare tuo padre. Peter, svegliati. Parla di qualcosa, ti prego. Mamma!